Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Voi mogli, state sottomesse ai vostri mariti, perché anche se alcuni si rifiutano di credere alla parola, vengano dalla condotta delle mogli senza bisogno di parole, conquistati, considerando la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti. Cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Così una volta si ornavano le sante donne che speravano in Dio. Esse stavano sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Di essa siete diventate figlie, se operate il bene e non vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. E ugualmente voi mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita. Così non saranno impedite le vostre preghiere. E finalmente siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili, non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo. Poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, rattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno. Eviti il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere, ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. Sia lodato, onorato e ringraziato il momento. Alla presenza di Gesù noi facciamo risuonare questa pagina di San Pietro Apostolo e noi in un istante di silenzio, almeno interiore, perché semplicemente farlo risuonare, ecco, e sentire le risonanze appunto che produce in noi è molto costruttivo ed anche eloquente. Penso che chiunque, ecco, abbia un po' di buonsenso, semplicemente è questo, e si accorga come queste parole sono in contrasto, ecco, pieno, stridore profondo con la mentalità e la cultura in cui siamo immersi, e dobbiamo sempre ricordare che siamo immersi e non ne siamo immuni, perché per quanto possiamo amare il Signore, per quanto possiamo sinceramente ritenerci religiosi, devoti, uomini e donne di fede, però siamo vissuti, viviamo in tempi difficili dove respiriamo esattamente tutti i minuti il contrario di quello che abbiamo appena ascoltato. Molti critici blasfemi, come si passa l'espressione, accusano l'Apostolo San Paolo di misoginia, perché dicono che nelle sue lettere mortifica la dignità della donna, la rende
specie di marionetta nelle mani dell'uomo, eccetera, eccetera. Forse non hanno letto questo passo di San Pietro che, come dire, ne è un eco fedele. Allora mi sorge pure San Pietro, e quindi, cioè, Pietro e Paolo sono le colonne della Chiesa Cattolica. Sappiamo benissimo che sono festeggiati insieme, sono proprio l'emblema, no? Perché San Pietro rappresenta l'istituzione, San Paolo rappresenta il carisma della Chiesa Cattolica. Ma su questo punto sono perfettamente convergenti, come mai dicono, come dire, parole umane frutto della mentalità del loro tempo, o ci insegnano qualche cosa che forse abbiamo un pochino smarrito. Quando questa lettura si legge nella liturgia, non si dice parola di San Pietro, né si dice parola di Paolo, ma si dice parola di Dio. Quindi questa che abbiamo ascoltato è parola di Dio o è parola di un uomo, ecco, anacronistico, che vive in tempi lontani dai nostri, che non ha conosciuto l'emancipazione, la finalmente parità dei diritti, la dignità della donna e tutto il resto che ben conosciamo? Quando dice: voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, spoggio di vestiti, ma adornate il vostro cuore con un'anima incorruttibile e piena di pietà e di pace, e obbedite ai vostri mariti come Sara obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore. Io non sono una donna, però persone sposate, le donne sposate, ma anche una donna, ecco, deve necessariamente, dinanzi a queste cose, non solo fare l'esame di coscienza, che già sarebbe una cosa buona se uno, ecco, accetta già di fare l'esame di coscienza sulla base di queste parole, di questi tempi, ma proprio, cioè, sentire: ma queste cose io le vivo, cioè, le riconosco come vere, come giuste, come sante, o mi danno fastidio, ecco, o c'ho un modo di ribellione, o dico sì, ma sì, ho capito, sto scritto così, però i tempi sono cambiati. Questo non vale soltanto per questi discorsi un po' particolari, no? Poi vedremo anche, meditando la seconda parte del brano, non è soltanto sulla cosiddetta morale domestica, ecco, coniugale tra marito e moglie, sull'ordine che Dio ha voluto stabilire nell'umana famiglia, però vale per tanti aspetti della nostra fede. Sta per arrivare il Natale, non si vuole essere retorici, no? Veramente per molti il Natale non è altro che un'occasione, ecco, per un vago ricordo religioso che diventa occasione di festa o di acquisti sfrenati. Adesso si vogliono fare i sermoncini, insomma, devoti di Natale per scoraggiare il consumismo, ma di fatto è così. E sappiamo benissimo che in molte aree del mondo sono banditi perfino i segni religiosi, non si può fare presepe, guai. In alcune nazioni del nord Europa, viene dietro, neanche si poteva usare la parola Christmas. Hanno trovato un altro modo per esprimere le buone feste di questo tempo. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo, perché se non ne siamo consapevoli, non avremo la possibilità di ripercorrere un cammino autentico di conversione. San Giovanni Paolo II parlava della nuova evangelizzazione da fare in questi tempi, no? E aveva ragione. Non si tratta di inventarsi un nuovo Vangelo, come qualcuno vorrebbe, come troppi fanno, ma si tratta di riscoprire il Vangelo di sempre, che oggi purtroppo l'uomo contemporaneo se l'è messo sotto i piedi, e anche noi che siamo qui, quindi che vogliamo bene a Gesù e non vogliamo certamente metterci il Vangelo sotto i piedi, però non siamo immuni da questo virus. Quindi tutte le persone che percorrono un cammino di fede si accorgono che, riaccostandosi bene al Signore, devono resettare alcune cose che avevano completamente smarrito, non perché sono cattivi o perché non vogliono bene a Gesù, ma perché sono rimasti attossicati, ecco,
dal veleno che circola nell'aria che respiriamo tutti i giorni, nel mondo in cui viviamo in questo mondo purtroppo oggi, non in un altro. Ecco, quando si entra in chiese come questa, io ci penso sempre, dico, queste hanno visto altri tempi, altri climi, hanno respirato l'aura di santità, dentro ci hanno predicato i santi, no? Sono state, diciamo, testimoni oculari, ecco, di tempi diversi del cattolicesimo e del cristianesimo. Ecco, adesso sono rimasti, come dire, misteriosamente intrisi, ecco, nascosti dentro la fessura dei muri, ma non viviamo più in questo contesto. Ecco perché quando poi alcune persone si avvicinano e vengono subito prese per disadattate, per matte, per esagerate, ecco, dall'entourage, dal contesto familiare, lavorativo, affettivo. È uscito qualche tempo fa un testo di una nota scrittrice e giornalista cattolica, Costanza Miriano, che si chiamava Sposa che si sottomessa, che non è altro che un tentativo di far comprendere la bellezza della vocazione della donna e la bellezza dello stare al posto che Dio ha stabilito per lei, d'accordo? Essere sottomessi non vuol dire essere schiavi e privi di dignità, ma vuol dire seguire l'ordine che Dio stesso ha dato all'umana famiglia. Cioè, la Madonna, noi siamo nel tempo di Natale, era sottomessa a San Giuseppe, ma era molto più santa di San Giuseppe. Eppure il Vangelo di Matteo ci dice che l'angelo, quando doveva dare una comunicazione alla Sacra Famiglia, per esempio la strage degli innocenti, non è andato da Maria a dirgli guarda lì a San Giuseppe bisogna scappare, no, è andato da San Giuseppe, ha detto alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi nel paese d'Egitto. È stato San Giuseppe ad andare dalla Madonna a dirgli vestiamoci, prepariamoci che dobbiamo andare via, e la Madonna obbedì. E quando era tempo di tornare a Nazareth, l'angelo non è andato dalla Madonna, da cui pure era andato per dare l'annuncio della nascita di Gesù, no? Quindi ciò che riguardava lei, ma andò da San Giuseppe, ha detto guarda, alzati, torna nel paese di Israele, perché sono morti quelli che tentavano lui. Il Vangelo di San Luca ci dice che Gesù, dopo l'episodio dello smarrimento nel Tempio, tornato a Nazareth, stava loro sottomesso. Dio stava sottomesso a due esseri umani. Certo, la Madonna era santissima, ma San Giuseppe era certamente più santo dei santi tra gli esseri umani, ma comunque la distanza che passa tra il creatore e la creatura è infinita. Eppure Gesù è stato sottomesso ai genitori. Quindi è importante che rifamiliarizzandoci con il cuore della nostra fede, noi ci interroghiamo dentro il nostro cuore, vedere come stiamo dinanzi a queste cose che ci vengono dette e trasmesse autorevolmente in parola di Dio, ecco, dagli autori dei testi del Nuovo Testamento. La seconda parte della meditazione è lo stesso, è completamente chi è che oggi pensiamo ai contesti, no? Telegiornali, giornali, polemiche, politica. Chi è? Non rendete male per male, l'ingiuria per ingiuria. Al contrario, rispondete benedicendo. Dove si vede oggi chi fa questo giro? Non si vede. Ecco, che non si veda è normale. Però io ascoltando queste parole mi comporto così. Non rendete male per male, mai. Il male, Gesù ci ha insegnato nel Vangelo, non si combatte con l'altro male, ma si combatte col bene. L'ingiuria non va respinta con l'ingiuria, ma con la benedizione. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per quelli che vi trattano male, dice Gesù nel Vangelo. È il Vangelo. Dice, ma che fai? Nessuno fa questo, ma certo che nessuno fa questo, perché se tutti lo facevano non c'era bisogno che Gesù venisse a insegnarsi il Vangelo. Se ne stava in paradiso dove stava, se non sono tutti buoni e santi, no? Tutti concordi nelle parrocchie, nelle famiglie, la cura sempre della concordia, cioè che i cuori stiano sintonizzati, che non ci siano appunto discordie, inimicizie, chiacchiere,
mormorazioni, pettegolezzi, screzzi, rivalse, ripicche, recriminazioni. Queste sono le norme, diciamo, che erano assolutamente pane quotidiano per i cristiani, perché l'ABC della carità, la concordia, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri. San Paolo, che andava perfettamente all'unisono con San Pietro, guai a chi li mette in contrapposizione, nelle sue lettere dice: rallegrate con quelli che sono nella gioia e piangete con quelli che sono nel pianto. Cito a memoria: partecipi delle gioie e dei dolori degli altri. Quindi questa vicinanza prossima, no? Perché la carità è percepibile in quanto è reale, no? Non è un comportamento cristiano farsi gli affari propri, come se io faccio gli affari miei, non faccio male a nessuno, ma non stai ancora dentro il Vangelo. Partecipa alla gioia e dolore degli altri, animati da affetto fraterno, l'affetto percepibile, il comportamento affettuoso nei confronti del prossimo, non freddo, non distante, o peggio ancora scostante, o peggio ancora sgarbato, ecco, o peggio ancora disponente, o peggio ancora provocatorio, o peggio ancora polemico, o peggio ancora distruttivo, ecco, ostile. Queste sono cose che non fanno parte della nostra fede e del nostro comportamento. Misericordiosi, capaci di compatire i mali altrui, innanzitutto i difetti e tutte le altre forme di miseria e di piccolezza, no? Legati alla nostra fragile condizione, e poi umili, la capacità di essere modesti, di non imporre la nostra presenza, di non imporre la nostra volontà, di non voler dire sempre la nostra, di non voler fare sempre quello che gli altri facciano, sempre quello che diciamo noi, di non essere rancorosi, di non essere orgogliosi. Questo è anche qui. Sentiamo queste cose, dove si vedono in giro queste cose? Noi viviamo immersi nello spirito del mondo, che proprio è l'anticristo, cioè, d'accordo? È l'anticristianesimo, anti. Cioè, tutto quello che vediamo in giro, se noi avessimo come norma, quello che vedo fare in giro, faccio sempre il contrario, ecco, sarebbe un po' un'ottima bussola. Sarebbe la stessa cosa che dire in ogni cosa che mi trovo a fare e mi chiedo cosa avrebbero fatto Gesù e Maria. Sicuramente il contrario di quello che vedo fare. E San Pietro conclude con questa bellissima citazione di un salmo dell'Antico Testamento, no? Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, amare la vita. Tutti quanti sappiamo che cosa è successo qualche giorno fa, no? Qualcuno ha scritto autorevolmente, credo anche questa sera, farò un intervento pubblico. Dal 1978, che era la legge sull'aborto, ecco, al 2018, perché l'ultima legge infausta sarà promulgata ai primi del 2018, 40 anni di attentati alla vita, proprio uno delle spie di quanto questo mondo sia lontano da Dio è il non rispetto della vita umana. Altro che amare la vita, qui si odia la vita, qui si calpesta la vita, si disprezza la vita, si manipola la vita, si gioca con la vita, ci si rende arbitri della vita umana. Chi vuole amare la vita e vedere i giorni felici, l'uomo contemporaneo c'ha 3.000 iPhone, c'ha 3.000 iPad, c'ha 300 televisioni al plasma da 70 pollici, c'ha gli impianti Dolby Surround, c'è tutto quello che ti pare, ecco. E tutta questa felicità in giro non si vede, d'accordo? Si vedono molti divertimenti sfrenati, ma poche facce felici. Perché chi vuole amare la vita per vedere giorni felici, trattenga la lingua dal male. Abbiamo meditato tanto, veramente, la di San Giacomo sui peccati di lingua e le sue lampade parola del canto. Eviti il male e faccia il bene, ecco, il titolo di questa meditazione, che non basta evitare di fare il male. Io non faccio male a nessuno, ammesso che non concesso che sia vero, ma noi dobbiamo anche fare il bene, farne tanto, tutto quello che possiamo, in tutti i modi possibili. Cerchi la pace, la concordia, la partecipazione alla gioia degli uni degli altri, la segue,
perché gli occhi del Signore e le benedizioni anche del Signore sono sopra i giusti, che sono quelli che vivono in questo mondo. E le sue orecchie sono attente alle loro preghiere, dice, ma il Signore non ascolta mai le mie preghiere, ma tu campi così, quindi la tua preghiera sale gradita al Signore. Se tu non stai in comunione con tutti, per esempio, Dio non ascolta le tue preghiere. Adesso non c'è tempo di fare un'altra meditazione, ma è facilmente dimostrabile questo con alcuni passi delle parabole evangeliche di Gesù. Se tu non stai in comunione con tutti, Dio non ascolta nessuna preghiera che fai, nessuna, per principio. Ma il voto del Signore è contro loro, il voto del Signore è contro, non nel senso che il Signore non ama i peccatori, perché il Signore li ama i peccatori, nel senso che vuole che si convertano, che siano salvi, ma certamente non approva le cattive azioni che fanno e non asseconda certamente i loro desideri malsani, né ascolta le loro preghiere, che molte volte sono preghiere malfatte, quindi non degne di essere ascoltate. Ecco, concludiamo, arriva Natale e speriamo che il nostro Signore, anche se ci ha abbastanza abituato purtroppo, non sia come sempre l'ultimo di tutti, che c'è tempo di pensare a tutto che a tutti meno che lui. Purtroppo ci è abbastanza abituato e non sia così. I nostri cuori, ecco, i nostri cuori, se non si trova ancora, come certamente potrebbe essere una grande santità che possa dare tutta la gloria che gli è dovuta, si trova almeno quell'amore, quel desiderio di incontrarlo, di farlo regnare nella nostra vita, e pur nella nostra miseria dargli quel poco di amore, di affetto e di gratitudine che il suo dono così grande di farsi uno di noi e di soffrire la nostra redenzione evidentemente regala e merita. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento.